Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mase, mase, kusagena balo, bunjeya bhojanam, naso sankata dhammanam kalam agati sorasim. Questo è il 70° verso, stanza, gata del Dhammapada. Il capitolo, vi ricorderete, è quello del Nesho Balo. È un, forse Nesho rende meglio in ligure, ma Balo è proprio un termine molto popolare, non so come dire, non è colto, forse Nesho è un termine un po' colto, me ne viene in mente più uno più popolare, ma temo di entrare nel pecoreccio, lasciamo Nesho, è meglio. Mese per mese un Nesho può mangiare il suo cibo con una stelo di erba della kusa. Egli non vale la 16ª parte di coloro che hanno realizzato il Dharma. Allora, questa pratica di mangiare con la punta di un filo d'erba, di uno stelo d'erba kusa, che non è proprio un'erbetta, è comunque un'erba abbastanza consistente, e per, quindi mangiando poco per volta, era una pratica molto in uso tra gli asceti dell'epoca del Buddha. Qui siamo 2600 anni fa, cerchiamo di ricordarci il contesto. In Grecia c'erano i cinici, c'era Diogene che sta dentro una botte, abbaiava a quelli che si avvicinavano. Insomma, di gente strana ce n'era parecchia anche dalle nostre parti. Allora, nella città di Savatthi visse una volta un giovane di famiglia ricca, benestante. Il suo nome era Jambuka. Aveva delle stranissime abitudini, dormiva solo sul pavimento e mangiava i suoi stessi escrementi. Quando crebbe, i suoi genitori lo mandarono via, dice adesso vai là insieme agli asceti, a quelli che stanno, no, che abbaiano, no. Ma anche gli asceti, realizzarono che le sue abitudini erano troppo disgustose, così lo mandarono via. E dopo di questo lui visse da solo nella foresta, sempre solo, e durante il giorno stava in piedi su un solo piede, stava lì su un piede solo. E come diceva, quando gliene chiedevano il perché, che lui era troppo pesante perché la terra potesse sopportarne il peso se metteva giù i due piedi, come se fosse diverso, non aveva comunque niente. E stava anche con la bocca aperta perché si vantava di vivere solo d'aria. E diceva anche che non si sedeva mai e che non dormiva mai, ma di notte dormiva solo per terra e mangiava i suoi escrementi. Molte persone impressionate divennero suoi seguaci, e vedete come succede, no? Basta che uno faccia delle stranezze, e gli portavano del cibo e degli altri doni, ma lui non prendeva niente. Solo talvolta prendeva un po' di cibo e lo mangiava con la punta dell'erba kusa, cosa che era una, come abbiamo detto, era una pratica comune per gli asceti. Così lui visse
e per molti anni. Un giorno il Buddha venne nel luogo dove stava in piedi e gli chiese il permesso di fermarsi per la notte. Jambuka gli indicò una caverna lì vicino e gli disse: puoi dormire lì. Ma durante la notte molte divinità e esseri soprannaturali vennero a rendere omaggio al Buddha nella grotta. Jambuka era lì con gli occhi aperti, non credeva a quel che vedeva e così il mattino dopo chiese al Buddha che cosa fosse successo. E il Buddha gli disse che quelli che erano arrivati erano degli dèi, che lui riceveva sempre questo tipo di personaggi. Jambuka, molto impressionato, disse al Buddha che doveva essere veramente una persona santa, perché anche se lui aveva passato anni stando su una sola gamba e mangiando solo aria, nessun dio era mai venuto a rendergli omaggio. Così il Buddha gli disse che, praticamente gli fece capire: ragazzo, la puoi dire raccontare agli altri, ma non a me. Disse: so molto bene che tu dormi di notte sul terreno e che mangi i tuoi escrementi. Il Buddha gli spiegò anche che durante una delle sue precedenti esistenze, Jambuka aveva impedito a un certo monaco di andare ad ottenere del cibo in elemosina e gli raccontò anche come avesse buttato via il cibo che era stato mandato per suo tramite a quello stesso monaco. E come risultato di queste azioni era nato con queste strane abitudini disgustose. Jambuka realizzò, si rese conto dei suoi errori e rese omaggio al Buddha. Il Buddha gli fece un discorso, alla fine del quale Jambuka conseguì lo stato di Arahant e divenne uno dei monaci del Buddha. Quando i seguaci di Jambuka arrivarono, furono sorpresi di vedere il loro maestro che stava col Buddha. Jambuka annunciò che lui era ormai un membro della Buddha Sangha, l'ordine, e un discepolo del Buddha. E il Buddha spiegò che le più crudeli austerità praticate per un lungo periodo di tempo non valgono nemmeno la sedicesima parte della comprensione del vero Dharma. E quindi ripetiamo il verso. Mase, mase, kusaggena balo, bunjeya bhojanam, naso sankata dhammanam kalam, agati solasim. Etena sacchavajena sotute otu sabbada. Etena Satchavajena Otute Jaya Mangalam Etena Satchavajena Sabbarogo Vinassatu Sadhu Sadhu Sadhu.